ambiente contro i rifiuti. Come salvare il nostro pianeta? Di Chiara Frigerio. Possiamo pulire l'ambiente dalla spazzatura. E vi spiego la raccolta differenziata. L'ambiente ci sta a cuore e possiamo aiutarlo con piccoli gesti. Il nostro pianeta sarà più pulito dalla plastica che lo inquina ogni giorno. È importante la raccolta differenziata, è suddivisa in vetro, carta, plastiche, lattine ed alluminio. Questi rifiuti possono essere riciclati, anche gli scarti alimentari e vegetali possono essere recuperati come fertilizzanti naturali per i campi. Così vivremo in un ambiente più pulito. Blu Celeste, video racconto per grandi e piccini, a cura di Giulia Cesana. C'è questa bambina nell'isola. Questa bambina tutte le sere mette lo sciroppo per la mostra blu celeste. Poi la bambina e blu celeste diventano amiche. TG Lissone. Buonasera, sono Giulia Sara, TG Lissone. Restare a casa quando finisce il coronavirus. Per non diffondere il contagio del coronavirus dobbiamo stare a casa, per questo hanno chiuso le scuole, i negozi, i cinema e i ristoranti. Si poteva uscire di casa solo per necessità, come fare la spesa indossando la mascherina e i guanti e mantenere le distanze l'uno con l'altro, per lavarsi spesso le mani con sapone e disinfettanti. Passo la linea al mio collega Salino, da Lissone con Fiorellina, che ci racconterà come ha vissuto questo periodo. Buonasera Giulia, siamo qua in piazza Lissone con Fiorellina che ci racconterà come ha passato questa quarantena. Dall'8 marzo siamo rimasti tutti a casa, le giornate erano lunghe e un po' noiose. Ogni tanto con la mamma cucinavo torte e pane da lasagne, oppure giocavo ai videogiochi o guardavo la TV. Tutto questo è durato quasi 2 mesi. Poi quando abbiamo avuto la possibilità di uscire siamo andate a fare un giro in bici, in cletta, fino a Svico. Sono passata a casa della mia grande amica Giada. L'ho chiamata e lei è uscita e ci siamo abbracciate. Non ci volevamo staccare più. In questi 2 lunghi mesi mi sono mancati tantissimi miei amici. Ok, grazie mille Fiorellina. Da Lissone è tutto, passo la linea allo studio. Calcio Passione, a cura di Aurora Vella. Allora, i campionati che stanno vincendo la Juve, perché la Juve è forte, è forte, come sempre campione d'Italia, non è ancora, però vincerà. Poi la segue anche l'Atalanta, l'Inter e la Lazio, anche se l'Inter e la Lazio un po' di fatica, l'Atalanta corre, corre come un treno. A me mi piace la Gorgoran perché mi piace come giocatore, come gioca, mi piace come persona. Penso che quello è forte e ricco come tutti gli altri giocatori. E ciao a tutti.